Il futuro di un popolo suppone necessariamente questo incontro. I giovani danno la forza per far camminare il popolo e gli anziani irrobustiscono questa forza con la memoria e la saggezza popolare. L'incontro, il confronto, la riconoscenza perché ha trasmesso la vita. Papa Francesco disegna così, nell'omelia della messa per i nonni celebrata in Piazza San Pietro, la via per un domani di speranza. Partendo dalla visita di Maria all'anziana Elisabetta incinta, si comprende come la Vergine vada da lei per aiutare, ma anche per imparare la saggezza di vita. Riconoscere il valore dell'incontro è un momento fecondo per le generazioni. Se manca, afferma il Papa, si arriva a un grave impoverimento per il popolo. La libertà diventa autoritarismo. Elisabetta e Zaccaria arricchiscono Maria, loro erano esperti della fede, di Dio, di quella speranza che viene da Lui. All'Angelus il Papa ha salutato i partecipanti al convegno pellegrinaggio Cantare la Fede, promosso dal coro della Diocesi di Roma. Poi ha ricordato la beatificazione, ieri a Madrid, di Alvaro del Portillo. Infine, Papa Francesco ha chiesto preghiere per l'inizio del sinodo sul tema della famiglia, che prenderà il via domenica prossima.